Bentornati sul mio canale YouTube. Oggi faremo la seconda puntata del video miscellanea. Chi avrà visto il video precedente saprà di cosa si tratta. In pratica, a me capita di girare un po' i mercatini e oltre a cercare Victorinox e altre cose, cerco anche, se mi capitano altri coltelli interessanti, ne prendo su qualcuno. Questa volta ne ho qualcuno e vi faccio vedere cosa ho recuperato negli ultimi mesi andando per mercatini. Iniziamo con questo qua. È un coltello tutto acciaio della coltelleria Caimano, un pubblicitario. Potete notare come è fatto. È veramente lungo. È un coltello tagliacarte, penso fosse nell'intenzione. Questo qua è il coltello. È carino, con la lama sottilissima. Vabbè, qua è marcato Caimano Italy. E c'è la scritta Caimano Coltelleria qua sull'impugnatura d'acciaio. È un bel pezzo, fatto bene, carino, pagato una cifra risibile e abbiamo portato a casa. Poi abbiamo anche questo Puma, come si può notare dalla borchietta. È un Puma tipo Bowie, no, tipo, ricorda molto il Buck 110, però in miniatura. Vedere la lama tipo Bowie, un hollow ground come molatura, impugnato tutto metallo con un lockback. Si preme qua e si sblocca. La mola è ancora in buone condizioni, anche se è un po' sporca e fa fatica a tornare, però su un coltellino trovato in una bancarella va più che bene. Devo sistemarlo un attimino, però per il resto è un buon coltello. Poi ho trovato anche questo, che non è un Victorinox, ma è un, come cavolo si chiama la marca, della Mefa. La fabbrica che produceva i coltelli per l'esercito olandese prima che la Victorinox subentrasse. Infatti sulla guancetta c'è KL73, che è l'anno di produzione. Non spero si possa vedere. Possiamo notare che ha una lama in buone condizioni. Poi ha il punteruolo, molto simile a quello della Victorinox. E poi ha l'apribottiglie cacciavite a taglio. Questi qua sono gli accessori che ha. E poi dotato di questo anello quadro per fissarlo a un cordino. È un coltello, ma sinceramente non pensavo, cioè, non ce ne sono tantissimi in Italia di questi qua della Mefa. È un bel coltello, fatto bene. Rispetto al Soldier 61, diciamo, non so se è un'imitazione o si sono ispirati, o una cosa su licenza. Però poi la Victorinox è subentrata a loro sostituendosi con il Soldier 61. Poi abbiamo questo coltellino che è da pulire, che avevo appena recuperato. Si chiama Taramundi, Asturias, penso che sia un coltello spagnolo, tipo turistico, niente di che. Però era carino, ho deciso di tenerlo. Si è un po' rovinato qua il manico, però una volta pulito così andrà nella cassetta insieme agli altri. Poi ho trovato questa piccola miniatura, che dovrebbe essere un coltello a scuoio. C'è scritto sulla lama Sirbuneddu GP Sardegna e Figus sulla lama. Penso che sia una miniatura di un coltello da scuoio sardo. Il manico sembra in vero corno, è un coltellino carino. E anche l'anellino portachiavi. Un coltello carino. Poi ho trovato questo, che sinceramente non ricordo neanche cosa sia. Ah, ecco cos'era. È praticamente un coltello pubblicitario della Boehler Antinint. Non è un coltello di grandissima marca, però era bello perché è promozionale. Ha le guancette in acciaio lavorate. Poi come accessori ha la lama, la limetta per le unghie. E dall'altra parte dovrebbe avere la forbice, se non ricordo male, che non riesco ad aprire come al solito. Ecco qua, la forbice con la sua molletta. Coltellino carino, preso a poco, però era carino come cosa. Poi il marchio Boehler sopra è un po' più interessante. Poi ho ritrovato anche questo, che è
multiuso stile Victorinox, del marchio che adesso è chiamato Mercury, è il marchio che usava negli anni 60-70 per produrre delle repliche del Victorinox. Vediamo che ha la seconda lama tipo Bowie, ha l'apriscatole, no, l'apribottiglie con cacciavite grande e l'apriscatole. Sul retro è presente il cavatappi classico e il punteruolo, di tipo vecchio, quello a sezione triangolare. Questo motore che ha delle bellissime guanciate in corno, è fatto veramente bene, è un bel coltello, cioè, nel senso, non è che è una copia come in maniera dispregiativa, è un coltello ispirato alla Victorinox, però fatto di buona qualità. Vedete le cartelle in ottone, le lame ben fatte, meccanicamente perfetto, secondo me è un bel coltello. Considerando quanto l'ho pagato, è stato un affare veramente. Abbiamo un altro paio di cose da vedere, poi abbiamo finito questo video sulla miscellanea. Abbiamo questo coltello che è della Booker, purtroppo è andato perso la borchietta qua, però penso che il marchio sia abbastanza evidente qua sulla lama. Anche se è tipicamente tedesco fare queste cose pacchiane. Vedete, è una lama molto panciuta, c'è il logo Boker impresso qua con scritto 183 e sotto c'è il Boker Solingen Germany Rostfrei con l'albero. Potete notare che le guancette sono in plastica, finto corno, ha la lama più piccola, tipo Bowie. Poi dall'altro lato ha l'apribottiglie cavite grande e da questa parte ha l'apriscatole. Poi sul retro è presente un cacciavite Philips, un po' rovinato, e un punteruolo. Anche questo qua leggermente, no, questo qua è proprio così, perché mi sa che non ci stava tutta la punta, o un po' rovinato. È un coltello di buona fattura, anzi, di ottima marca. Vedete il cartello d'ottone. È un bel coltello, peccato che manchi la borchia, però è pur sempre un coltello dalla Booker, cioè non è proprio un coltello scadentissimo. Vedete la lama come è bella tirata a specchio. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo trovato questa Leatherman. È una side clip, l'ho presa usata con pubblicità della Spotlight, che mi sembra che sia un'azienda che produce riflettori o cose del genere, comunque impianti di illuminazione. La side clip è interessante perché ha questa clip da cintura da tasca e poi è una pinza della Leatherman. Se notare, dovrebbe essere, mi sembra che sia fuori commercio anche un modello un po' vecchiotto. Questo qua, vabbè, l'ho presa usata un po' conciata. È interessante il coso, ci ho fatto caso adesso, da questa parte è piatta. Invece questa parte è tondeggiante la pinza. E qua è smussata tonda, invece questa qua è tirata piana. Non ci avevo mai fatto caso. Anche perché l'ho presa, mi si era nascata nel semagliato e non sono stato a guardare. Dunque, dotata di lama, come potete vedere è rovinata, di due cacciaviti, uno grande e uno medio. Sono i tre accessori presenti di qua. Dall'altra parte abbiamo l'apriscatole. Il cacciavite stella è un cacciavite piccolo, mi sono rotto un'unghia per tirarli fuori, però poco importa. E questo qua è l'ultimo pezzo che ho ritrovato nei mercatini gironzolando. Spero di non aver fatto un video troppo noioso, troppo lungo e di aver parlato troppo. Questo qua è, diciamo, tra virgolette, il bottino dei miei giri nei mercatini. Perché non sembra, ma girando nei mercatini, a parte che si trova un sacco di ruffa, di coltelli che non valgono niente, di coltelli rotti, danneggiatissimi, però se uno ha un attimino la costanza di guardare dentro le scatole in mezzo alla fuffaglia, magari qualcosa di interessante si trova. Bisogna dire che, adesso non è che voglio dire che sono un esperto, però bisogna avere un attimino di conoscenza per riconoscere i modelli. È tipo un primo acchito, questo qua della Booker. Uno non gli avrebbe prestato molta attenzione, però
ma come anche questo qua della Puma era messo insieme ad altra roba non si notava. Però se uno riconosce un po' la linea, il design di questi coltelli, questo qua tipo quando l'ho visto era girato così, pensato subito fosse un soldier della Victorinox. Quando l'ho girato ho visto KL73, ho capito che era era un pezzo interessante anche se non un Victorinox. Perché in effetti qua in Italia di questi coltelli olandesi non è che ce ne siano tantissimi. E dunque ho avuto la fortuna di raccattarlo. E anche questo qua dalla Caimano non è male, mi piace molto come linea e come design. E questo qua è quanto. Spero di aver fatto una cosa interessante, spero di non aver detto delle imprecisioni sui coltelli perché alcuni li conosco solo superficialmente, dunque no, magari posso aver detto delle banalità. Ci vediamo al prossimo video e arrivederci.